Ciao ragazze, oggi ero ispirata, avevo voglia di verde, avevo voglia di glitter, avevo voglia di colori accesi, forti, un po' particolari e questo è quello che ne è uscito. Io spero che vi piaccia, non è portabile ovviamente tutti i giorni, però per una serata carina, cioè per una serata carina, per una serata in cui vogliamo essere carine, vogliamo fare un trucco un po' diverso, secondo me è carinissimo. E boh, a me personalmente piace, spero che vi piaccia. Ferme lì, ho anche una sorpresa. Ta-da! Finalmente ce l'ho anch'io! La maglietta di YouTube! Volevo metterla, ma mi sono accorta che era troppo tardi. Una volta già tutta truccata e pettinata, quindi tipo farla entrare con questo coso gigante è impossibile perché è proprio questa. Cioè, è proprio piccolina, no? La parte del collo. Però il prossimo video sicuramente lo farò con la maglietta di YouTube. Finalmente ce l'ho anch'io! Cungolo! E tra l'altro ho anche questa, che vediamo. Sperando che leggiate dalla videocamera, è la caramellina di Google. Vabbè, dai, almeno rido con stupidate. Un bacio. Prima cosa vado ad applicare questo matitone verde su tutta la palpebra mobile. E adesso sfumo con un pennello di sfumatura. Il matitone svolgerà una doppia funzione, sia quella di base, quindi farà durare l'ombretto più a lungo, non lo farà andare nelle pieghette, e sia renderà l'ombretto più intenso, più luminoso. A questo punto vado a prendere un marroncino molto chiaro, come questo, e utilizzerò questa palettina in questo video, che è la Smoky di Make Up Forever, e utilizzerò sia questo colore che il verde che il nero. Partiamo dal begiolino e vado ad applicarlo sotto l'arcata sopraccigliare. A questo punto vado a prendere il verdone, che come vedete ha dei glitterini, e lo applico nella piega. Sempre con un pennello da sfumatura. Sempre con un pennello da sfumatura, questa volta un po' più piccolino, e questo è il 226 di MAC, vado a prendere il nero. E ne prendo proprio pochissimissimissimo per andare giusto ad intensificare sempre la piega dell'occhio, ma proprio poco. Il prossimo colore che vado a prendere è un verde, un po' più chiaro. E lo applico sulla palpebra mobile, in questa zona, dando un po' più di luminosità al centro. L'ultimo colore che vado a prendere è questo qui. E lo bagno con un po' di fissante, un po' di Fix Plus oppure di acqua, perché sennò i glitterini volano da tutte le parti. Quindi lo prendo con un pennello e lo bagno. Ok. E lo vado ad applicare proprio all'inizio. Vado ad utilizzare il matitone anche sotto l'occhio. E lo sfumo con una matita penna. E lo sfumo con una matita a penna. E lo sfumo con un pennello a penna. E vado a riprendere il verdone sempre con il mio pennello a penna e lo applico verso la parte finale dell'occhio. Vado a tracciare una linea d'eyeliner. Utilizzo una matita nera nella riva interna dell'occhio. Mascara.
passo della cipria su tutto il viso, sempre con il mio solito pennellone che per dei peli, ne perdo ogni giorno di meno, però continuo a perderne. Non è... Ah, lucchini, e non è un bene. Come terra voglio utilizzare questa qui e vado a prenderla sempre con lo stesso pennello con il quale ho applicato la cipria e vado un po' a scolpire gli zigomi. Un po' anche le tempie. Utilizzo un blush rosato. E un illuminante sempre sul rosato. Rossetto nude. Le ciglia finte. Con la duo. Questa colla non mi è ancora finita, vedete? Ce n'è ancora più di metà, eppure è praticamente un anno, forse qualcosa di più che l'ho presa. Sta durando veramente tantissimo. Eppure io metto le ciglia finte tutte le settimane, quindi non è che le metto una volta al mese, eppure veramente mi sta durando tanto. Quindi sì, costa più delle altre colle, però comunque, a parte che è ottima e poi dura comunque. E questo è il risultato finale. Alla prossima, ciao! Allora, non fate adesso. Guarda che hai i libri sopra la macchina. Niente, scappo. Ciao, ciao, ciao. E quindi non mi lascia. Vai!